Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e come possiamo vedere a breve, almeno, ci sono rimasti solamente due colossi. Ed il prossimo credo sarà questo qua, quella faccia molto arrabbiata. O questo qua. Credo questo qua sulla destra. Dovrebbe essere lui. Siamo quasi arrivati nella location della boss fight e possiamo vedere un castello. O almeno quello che sembra un castello. Spero di non aver sbagliato strada, come mi succede spesso, e aver raggiunto il luogo della boss fight velocemente, perché la mia curiosità sale sempre di più. Voglio vedere cosa si sono inventati, voglio capire bene la storia, se ci verrà spiegato un tantittino meglio. E finito il gioco, voglio esplorare magari per capire meglio la storia se non ci è stata spiegata. Quello che vediamo è una città, ancora non lo so, però sembra un castello. Questa dovrebbe essere l'entrata. Tutto distrutto, quindi direi molto antico. Non si sa se è stato distrutto dal tempo o da questi colossi, forse. Non lo sappiamo. Questo penso sia il luogo della boss fight perché è veramente grandissimo. E qua vediamo delle scale, sia a destra sia a sinistra. Saliamo subito, se è possibile. Non credo sia possibile. Però mi sembra strano che le hanno messe così per niente, c'è anche un ponte. Ci sarà sicuramente un modo per salire. Solamente che ancora non lo so. Forse così. Niente. Eccolo qua. Di rumore ne fa tanto e la mano è molto grande. Ha tipo un coltello. Non ne ha punta. No. Sembra una scimmia. È bellissima. È tutto pelo sopra, ovviamente. Quindi ecco perché c'è quel ponte sopra, immagino, per riuscire a salirgli sopra, dato che il pelo gli incomincia poco sopra le costole. Come saliamo però noi? Come saliamo? Dammi un indizio, dammi qualcosa, come posso salire? Eccolo, forse ci siamo. Qua appena entrati sia sulla sinistra sia sulla destra vediamo queste sporgenze. Credo ci possiamo arrampicare qua. No. Quindi come faccio? No. Argo? C'è Argo? Vediamo se viene. Non sembra molto intenzionato. Possiamo salire, vedo anche dalle braccia e dalle mani. Ha comunque degli appigli. Via! Ci ha preso. No. Lo spostamento d'aria principalmente, però un po' di danno ce l'ha fatto.
Allora, il nostro arco non viene. Quindi ce la dovremmo cavare senza. L'arco non sembra essere utile al momento. Vediamo se ha qualcosa sotto i piedi per farla accovacciare. Oppure niente. Sul polpaccio non ha nessun punto che lo faccia inginocchiare magari, come il primo colosso, ma non ha neanche del pelo, ho visto, quindi non saremmo riusciti facilmente nel nostro intento. Ho sentito un rumore. Ecco, una moneta, noi raccogliamola comunque. Ci ha perso di vista. È meglio non combattere a terra, trova un posto a te vantaggioso. Io l'ho capito che bisogna andare lassù, anche perché l'avevo visto, me l'aspettavo. Il problema è come salire. Non mi fa aggrappare su niente, quindi non ho idee, non so assolutamente come fare. Questi no, niente. Pensa. Neanche qua sicuramente, infatti no. Quindi come si fa? Io ci riprovo comunque, magari per una sfortunata coincidenza non ci sono riuscito prima, ma ci riesco ora. No, neanche da fuori. Ah, forse deve abbattere queste colonne per far riuscire noi a salire meglio. Vediamo di farlo venire verso di noi. Attiriamolo con una bella freccia. Ho visto qualcosa sul braccio. Dai, c'era qualcosa sul braccio, l'ho visto. Ma non possiamo fare niente. Ho capito. Se mi dice anche come salire a questo punto, io non disprezzo. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo capito come fare. Lui darà un pestone in questi punti un poco rialzati da terra. Noi, tramite il suo pestone, riusciremo a salire in questo punto, perché alzerà quella piattaforma, chiamiamola così, abbastanza mobile. Ora devo solo farla avvicinare qua e riuscire provare a salirgli in uno dei vari punti. Penso sia buono il braccio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ok, si è arrabbiato. Cosa fai? Via. Ok, il colpo è rimbalzato, quindi non lo so. Ora da qua come facciamo? Bene, abbiamo subito un altro dilemma. O forse dobbiamo passare da qua fuori. Vediamo se ci possiamo arrampicare qua. Sì, quindi probabilmente da fuori. Allora dobbiamo aspettare che lui non ci noti, che se ne vada. Ok, appena... No, però non ti girare.
Voglio aspettare che arrivasse tipo in fondo. Dai, ci guarda. Per poi riuscire a salire senza troppi problemi, ma proviamo a nasconderci, magari funziona. Aspettiamo che lui giri su se stesso, se ne vada. E si sono spenti gli occhi addirittura. Quindi se non ci vede... Ah, la luce blu è lui che sa dove siamo e ci cerca, penso. No, comunque guarda verso di noi, quindi non so. Vediamo. Possibile che tu non cammini accovacciato? Vediamo se ne va, speriamo di sì. Niente, lui comunque non si... Cosa fai? Ah, imbecille, sono un imbecille. Mi sono fatto vedere. Proviamoci comunque, ora che sappiamo come fare. Ok, no, non credo funzioni. Dubito fortemente funzioni. Non ho visto appigli dall'altro lato. Quindi come faccio adesso? Cioè, ho subito un altro dubbio. Ho risolto quel dilemma, subito un altro. Però un punto molto più alto, grazie. Ci ero già arrivato. Ti assicuro, ci ero già arrivato. Il problema è come arrivare su un punto più in alto. Non è che magari queste cose cadono. Possiamo provare. Attiriamo la sua attenzione. Vediamo di fargli colpire questo punto, magari questo pezzo qua cade. Anche perché se non possiamo arrampicarci per andare più in alto, possiamo far cadere qualcosa magari che ci porti più in alto. Oddio, ah, ma la da per... Ok, perfetto. È caduto un pezzo. Benissimo, benissimo. Ora immagino dovrò fare le... Ah no, 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 no. Trovato. Ci arrampichiamo qua. Ah, Cristo. Ci arrampichiamo qua. Dai. Ok. Ci arrampichiamo qua. Andiamo più in alto. Possiamo, perfetto. Dai che ci siamo. Fatto questo. Penso sarà più semplice. Basta cercare di restargli in groppa. E anche se ci butta giù, noi sappiamo come salire ora. Allora, avvicinati. Vieni qua. Posso arrivare lì? Ah sì, il ponte, giusto. E noi gli cadremo direttamente sulla testa. Nel suo punto debole sulla testa. Benissimo. Immagino, sì. Potremmo anche abbatterlo con le frecce, perché comunque un po' di vita gliel'abbiamo tolta. Il problema sarà che... Ha buttato giù... No, non dirmi. Ti prego, no. Ok, siamo ancora sopra. Dai. Sì, ci siamo. Benissimo, benissimo. Corriamo subito verso la testa. Aggrappiamoci. Appena lui ha fatto di scrollarci di dosso, lo colpiremo più forte possibile. Cerchiamo di restare magari anche qua sul collo, dove vediamo queste ossa di pietra. Comunque, per recuperare resistenza. Siamo aggrappati, sì, benissimo. Dai, finiscila, muoviti. Così ti vengo ad abbattere. Benissimo, un altro colpo l'abbiamo inflitto. È quasi a metà vita. Eccoci qua. Ci siamo quasi.
frasi così messe alla cazzo di cane, giusto per non stare in silenzio. E ovviamente anche perché sono... Ah, no, non mi dire... No, si è spento il punto. Io ricordo che ne aveva un altro sul braccio. Non so se però quello... Vada bene. Proviamo. Se non mi sbaglio stava sulla destra. Allora, andiamo sopra qua. Benissimo. Saltiamo. Oh, che fortuna. Non è facilissimo restare comunque in groppa, anche perché loro spesso si muovono. I suoi punti vitali infatti sono due. Lui si muove, anzi tutti si muovono. Noi perdiamo resistenza e non ne abbiamo molta. E si muovono spesso comunque. Quindi non è facilissimo. Ok, eccolo qua. Dai, ti prego, muoviti. Ok, ci siamo. Vediamo se... Mannaggia. Dai, se tu ti muovessi, per favore. Sì, eccolo qua. Eccolo qua. Forse è morto? Sì, che sei morto. O sia soltanto tanto arrabbiato. Però dovrebbe aver finito la vita. Oppure, dai, che palle. È sulla mano. No, sì, bene, è sulla mano. Però come facciamo allora? Come arriviamo sulla mano? Interessante comunque come postazione. Anzi, come posizione per un punto che va colpito per togliergli più vita. È molto interessante. E anche molto bastarda comunque. E io come ci arrivo là però? Devo scalare di nuovo in cima e poi lasciarmi cadere giù fino alla mano. E non sarà facile, non sarà assolutamente facile. Che piede usi? Vediamo un po'. Il destro, ti prego, usa il destro. Che fai? No, quello sbaglio. Ma perché di là? Pezzo di merda. Però, no, no, no. Possiamo aggrapparci uguali, benissimo, ci siamo. Allora, torniamo in alto. Sopra il ponte. Gli cadiamo sopra. Questo ovviamente è il riepilogo di quello che dobbiamo fare. Sì, gli cadiamo sopra. E scendiamo fino alla mano. Sarà veramente dura, io già lo so. Sarà un macello. Sì, però dai, vieni qua. Non restare là, ti prego. Dai. Perfetto, ci siamo quasi. Abbiamo preso la spada, sì, benissimo. No, ho sbagliato. No, ok, sulla testa, benissimo. Ora noi scendiamo. Dovrebbe essere, se non sbaglio, il destro. Dai, muoviti, ti prego. Però cazzo. Una mossa. Prego, una cazzo di mossa. Dai, sì, ci siamo vicini comunque. Non penso debba ricolpire di nuovo quel punto. Dai, ti prego, però muoviti. Se non ti muovi, come faccio quella resistenza, sai? Tu sei abbastanza una mezza sega. Non è facile. Sì, è... Ok, siamo qua. Siamo arrivati al pozzo. Sì, però con mezza resistenza. Oh, ok. Ne riprendiamo un po' magari. Pochissima. Veramente poca. Sì, ma adesso tu, il fatto è che devi andare su e tu non ci andrai mai su. No, non
Non ce la facciamo. Perché ovviamente lui non riesce. Giustamente, purtroppo, questa volta. Ok, bene, siamo sul pozzo. La resistenza che se ne va. Tu che sei lento, guarda. Io... Sei lento, sei troppo lento. Guarda, guardalo. Dai, ci sei. Ci sei. No, però che cazzo. Allora, dato che non è possibile arrivarci dall'alto, cerchiamo di farlo dal basso. Dai, oh, sì. Ci siamo. Dai, ti prego, muoviti. Una cosa veloce. Mi sono stufato. È stato troppo lungo. Troppo, troppo lungo. Ma vaffanculo. Ma signore santissimo, ma tu puoi essere così imbecille, bimbo del cazzo? È là? È là! Dai! Uno! Sì! Grazie! Grazie! Intanto siamo accerchiati e penso che ci picchieranno prima o poi, perché comunque, insomma, non penso si siano molto contenti di essere morti. Anche questo è andato e ora ci manca un colosso. Ce ne manca solo uno per finire il gioco. Dai, ce la possiamo fare. Infine, l'ultimo colosso. Il rituale è quasi terminato. Il tuo desiderio sarà esaudito. Ma ora c'è qualcuno che ostacola il tuo cammino. Parla, fai in fretta, non c'è più molto tempo. Perché tu sei stato là tantissimo tempo? Perché non c'è più molto tempo? Va bene, finiamola qua. È meglio. Finiamola qua. Riprendiamo il prima possibile. Mi raccomando, commentate, supportatemi e mettete... Santo Dio, non riesco a parlare. E mettete mi piace. E al prossimo video.